Mostrare un volto differente, più complesso e completo dell'architetto ingegnere spagnolo Santiago Calatrava. È l'obiettivo della mostra La metamorfosi dello spazio, allestita fino al prossimo 20 febbraio presso il braccio di Carlo Magno. Con noi Nicole Forti, curatrice della rassegna e direttrice del settore di arte contemporanea dei Musei Vaticani. Ogni sua opera, sia i bellissimi disegni e dipinti figurativi dedicati al movimento dei corpi umani, sia le sue pitture dedicate al movimento delle foglie o al movimento delle ali di un uccello, sono concentrati su uno studio che è lo stesso che Calatrava attribuisce quando costruisce un ponte, quando realizza un museo o una stazione o un aeroporto, ovvero la sua concezione di spazio prende le mosse dal dinamismo della natura, di cui l'uomo ovviamente è parte suprema. E questo studio quindi si rincorre tra le microforme della natura e dell'uomo alle macroforme dello spazio architettonico. Un selezionato nucleo di modelli architettonici, accompagnato non solo dai relativi studi preparatori, ma anche da dipinti ad acquarello, nati da una vena creativa del tutto autonoma, dalla genesi dei progetti stessi e da una ricca antologia di sculture, sia monumentali sia di formato più ridotto, realizzate in bronzo, marmo, alabastro e legno. Gli accostamenti tra opere appartenenti a codici artistici differenti, sebbene contigui, seguono vari criteri per indirizzare lo sguardo dell'osservatore verso livelli diversificati nella lettura dei volumi architettonici, della visione dello spazio e delle forme, aspetti propri del pensiero artistico di Santiago Calatrava. Il visitatore potrà così ammirare ad esempio il grande modello architettonico della chiesa greco-ortodossa di San Nicolas, progettata per Ground Zero a New York, oppure il plastico dell'audace progetto per la cattedrale di St. John, sempre nella Grande Mela. Alla magnificenza di questa straordinaria idea di spazio sacro che converge con e nella natura fa da contraltare il modello della Los Angeles Chapel, dedicata a padre Iumpero, frate francescano che nel 1767 venne inviato nelle missioni della Baia California. Le 140 opere esposte permettono di respirare così il genio creativo di Calatrava, mosso sempre da curiosità ed entusiasmo. La straordinaria gioia che Calatrava mette nel suo lavoro. È un uomo coltissimo e tuttavia questa sua cultura è sempre, come dire, resa leggera, resa soffice da una passione mai stanca e da una curiosità costante per quello che lo circonda. Le nostre conversazioni, che sono state alla base di questo progetto avviato circa un anno fa, raramente sono su temi architettonici, spaziano dalla filosofia alla musica, dalla storia dell'arte alla pittura, alla poesia. Ecco, questa capacità di integrazione, di suggestione e di linguaggi è quello che io ho individuato nel suo lavoro e spero che sia quello che i visitatori apprezzeranno di questo viaggio fatto di contaminazioni e di incertezze più che di certezze, cioè di stimoli.